Thomas che sbaglia, ma c'è il tap-in di Pasco. Riceve Sklavos che è in posizione alta, ma ruba palla ancora su un passaggio sbagliato, va a schiacciare dalla parte opposta Hall. La tornata uomo. Campbell passa in mezzo a due avversari e poi arriva il tap-in con lo schiaccione di Pasco. Ultimi 5 secondi a disposizione di Milano. Price allo scadere tenta il tiro da tre, però non si può lasciare libero Hollis Price. Attenzione invece a Price dalla parte opposta che offre opportunità Hawkins che tira corto, rimbalzo offensivo per lui, ancora Price, ma micidiale, micidiale. Klavos, Thomas si gira su se stesso e poi va al tiro, un e tiro. Finalmente Thomas, primi due punti, 5-0 per Milano, parziale aperto in questo avvio di terzo quarto. Fortunatamente ci mette per il momento una pezza Vangelis Klavos. Price tira da lunga distanza, attenzione. Realizza ancora. Non deve scappare con un vantaggio importante perché poi Rieti non ce l'ha nelle corde l'opportunità di recuperarlo. È arrivato lo schiaccione di Papesso e Klavos era quasi solo, quindi ancora sotto tra l'asse Hawkins. Shaw ha messo fuori Green perché non difendeva abbastanza. Ora Ubalek recupera un pallone dalla spazzatura e si alza perfettamente. Attenzione a Vitali ora che è solo da tre, però sbaglia, rimbalzo di Hall, ma è bravo e reattivo Ubalek fino in fondo. Thomas, una semi schiacciata, ma è buono il contropiede di Rieti, mordente per Rocca che si gira bene, va a scivolare a canestro tabellone, la mette dentro. Klavos prova il tiro da tre, ha fatto bene, infila la tripla. Addormenta ora ovviamente l'azione Luca Vitali, poi scarica per Papesso che va a schiacciare e queste sono le sue azioni. 75-65 e così il tabellone alla fine dice anche 0 secondi da giocare, quindi termina così, 65 Rieti, 75 Milano.